C'è tanta voglia, c'è tanto entusiasmo per questo primo trofeo in palio della stagione. Sarà una stagione molto esigente e potrebbe diventare una stagione molto vincente. Sicuramente ci saranno delle difficoltà, ma la squadra mi sembra in buona condizione. Non abbiamo avuto tanto tempo per allenarci, ma la squadra è molto motivata e credo che la squadra... È in grado di giocare bene. Siamo molto motivati, non vediamo l'ora di scendere in campo, sarà l'esordio Ufficiale, la prima gara ufficiale della stagione, il fatto di poter iniziare con un trofeo potrebbe darci il pieno di fiducia, sicuramente sarà una sfida molto difficile contro un avversario di qualità. Buonasera a tutti, credo che tutto sia già stato detto, c'è tanto entusiasmo, non vediamo l'ora di scendere in campo, vogliamo iniziare l'annata con il piglio giusto, con i nuovi arrivati e non vediamo l'ora appunto. Volevo chiedere al mister, intanto l'arrivo di Kylian Mbappé, come l'ha visto in allenamento? Come sta? E se permettete vorrei fare anche una domanda ai due giocatori per Carvajal. Potrebbe essere l'ultima tua stagione, forse meriti il pallone d'oro per, per la stagione passata. Fede, pensi che il tuo ruolo possa cambiare? Preferisci giocare in mezzo o là davanti? Che ne pensi? Mbappé è arrivato e come tutti i giocatori che sono arrivati il 7, non abbiamo avuto tanto tempo come ha detto Pocanzi però la squadra sta bene, anche Kylian è arrivato in buona condizione e si sta adattando molto bene alla squadra. Come tutti gli altri giocatori anche lui potrebbe scendere in campo dal primo minuto domani sera. Sì, mi sono goduto le ferie, sicuramente ho disputato una stagione molto importante sia a livello individuale che collettivo, ma una nuova stagione inizierà domani sera, ci sono nuove sfide, la cosa più importante per me è di vincere dei trofei. Titoli personali sono di un'importanza secondaria, sarebbe bello poter vincere qualcosa, però ripeto, io sono concentrato al 100% su quello che dobbiamo fare domani sera per vincere un nuovo titolo con il Real Madrid. Come dico sempre, io sono sempre a disposizione del Mister. Oggigiorno abbiamo tanti attaccanti nella Rossa del Re Madrid, quindi sicuramente sarà molto complicato, ma darò il massimo per la squadra, per continuare a crescere in quanto giocatore, in quanto essere umano. E io sono uno dei leader della squadra e darò il massimo appunto. Buonasera a tutti, la mia domanda è rivolta a Mister. Il campionato saudita potrebbe diventare un, un insidia per il Real Madrid quest'anno? No, sicuramente no. Abbiamo il nostro progetto, continueremo a lavorare. Sicuramente abbiamo tanta qualità all'interno della Rosa, credo che possiamo fare tanto. E stiamo lavorando in questa direzione. Certo, mancano degli, degli elementi importanti, ma ci sono altri giocatori importanti che sono arrivati, che devono adattarsi, ma dobbiamo continuare a lavorare sodo per avere l'atteggiamento collettivo giusto, per avere l'impegno, tutto, tutto ciò che abbiamo mostrato l'anno scorso. Prendendo spunto dalla domanda del giornalista, abbiamo visto nelle copertine che effettivamente c'è questa offertona per Vinicius. C'è un caso Vinicius ha parlato con il giocatore? No, non c'è niente di concreto, si trattano di, di voci, soltanto voci di mercato. Il mercato chiuderà il 31 agosto e tutto qui. Buonasera, una domanda per tutti e tre. Nei 4-5 giocatori da quando Kylian si è aggregato al gruppo, che cosa vi ha colpito di più? Effettivamente ho dovuto subirlo, l'ho sofferto più volte in quanto avversario, ma in quanto compagno di squadra vi posso garantire che è un giocatore eccezionale che sicuramente darà tanto alla nostra squadra. Sì, ho potuto condividere un paio di allenamenti con lui. Conosciamo le qualità di Kylian Mbappé, uno dei giocatori, giocatori più forti al mondo, sicuramente darà tanto alla squadra, è molto contento di stare qui con noi. E carichissimo per questo nuovo palcoscenico con Real Madrid e sicuramente lascerà eh, il suo segno. Si sta adattando alla grande, Kylian è arrivato in ottima condizione, è molto concentrato sugli allenamenti, è molto motivato, è carico, ha mostrato tutte le sue qualità, ha una qualità straordinaria che sta dimostrando appunto ieri abbiamo intervistato il presidente di uno dei club di tifosi del Real Madrid. E lui ha detto che il Kylian Mbappé dovrebbe arrivare in punte di piedi come principe e non appunto come re. Ci sono principi e re all'interno di questa squadra? No, per ciò che ho potuto vedere in, questa, in questo spogliatoio sicuramente c'è un ambiente, uno spirito molto sano. C'è un ambiente sano che è stato creato dai giocatori che sono qui a lungo, Carvajal, Modric, Cross, Valverde, eccetera. Non, non, non ci sono principi e rei. Eh, stiamo parlando di giocatori che hanno saputo riunire tutte queste qualità al servizio della squadra. Ed è esattamente la stessa cosa che vorremmo fare quest'anno. Una domanda per il mister. Sono vestito di bianco, per questo che non ha potuto vedermi. Mi spiace, ma devo tornare alla domanda su Vinicius. Ha parlato del fatto che si tratta soltanto di voci. Secondo lei eh, questo potrebbe incidere sull'umore del giocatore, magari potrebbe distrarlo? Chiaramente se si trattano soltanto di voci chiaramente non incide su di lui, lui è contentissimo di rimanere qui con noi, vuole dare il massimo, è un giocatore straordinario, vuole aiutare il Real Madrid a essere al top, così come ha fatto negli ultimi anni. Set. voglio chiedere a mister Carlo Ancelotti cosa pensa di questa Atalanta prima abbiamo sentito Gasperini ha speso delle bellissime parole per lei ha detto magari Ancelotti ha un po' più di responsabilità perché io non posso sbagliare formazione viste le restrettezze della rosa attuale dell'Atalanta e le chiedo se Gasperini secondo lei in questo momento è il miglior allenatore del campionato italiano bueno io credo che l'Atalanta è un'equipo che merita di stare qui di giocare il partito domani mm -hmm. perché ha merito di ganare l'Europa League Grazie a un lavoro straordinario dell'equipo e dell'entrenatore Gasperini. Gasperini è un allenatore con molta esperienza, un amico. L'Atalanta è arrivato in finale di Europa League grazie a questo lavoro straordinario della squadra e di Gasperini. Gasperini è un ottimo allenatore, un grande amico. Abbiamo un ottimo rapporto dal punto di vista tattico, un grande allenatore. Credo che sia una partita molto difficile per noi domani sera. So che mancano diversi elementi nell'Atalanta, ma sono sicuro che l'Atalanta sarà competitiva in campo domani sera. Avevo una domanda sulla situazione uh, di Andrei Lunin. Resterà al club o andrà altrove? Devo rispondere io o Carvajal risponderà? Andrea è il nostro portiere. Come ho detto, siamo una grande squadra, abbiamo la fortuna, si tratta soltanto della mia opinione, credo che abbiamo la fortuna di avere i migliori portieri, i migliori difensori, i migliori centrocampisti e i migliori attaccanti. E l'Unin fa parte della rosa, è una parte importante della nostra rosa, l'anno scorso lo è stato. Tutto qui. Grazie. Hello. Uh, about, uh, 20 years ago, Real had... Circa 20 anni fa il Real Madrid aveva dei, dei Galacticos, delle, dei gran, delle grandi stelle. Eppure il Real Madrid non ha avuto tanti risultati. Oggi Kylian Mbappé ha firmato per il Real Madrid. Il Real Madrid ha di nuovo dei giocatori di classe mondiale. Pensa che il Real Madrid vincerà ogni partita e ogni trofeo? Questo aggiunge della pressione all'allenatore e alla squadra? No, sicuramente abbiamo una grande responsabilità quest'anno perché tutti quanti pensano che noi siamo la squadra migliore, la squadra più forte. Come ho detto poc'anzi, abbiamo i giocatori migliori, credo, e dobbiamo costruire la squadra più forte. E questo vuol dire lavorare bene al quotidiano, fare le cose giuste. Buonasera, una domanda per tutti e tre. Domani inizierà una nuova stagione e se dovesse andare a seconda dei programmi finirebbe il 15 luglio con la finale del Mondiale per Club. La squadra si sta allenando da una settimana. Carlo e il Real Madrid ha ripreso gli allenamenti poco tempo fa. Secondo lei ha senso disputare una stagione così lunga, disputare un'ottantina di partite per una stagione che dura addirittura un anno? Non ha senso, ho detto che è molto difficile mantenere una condizione ottimale facendo questi spostamenti importanti per fare il mondiale per club, eccetera. Così tante partite lì in mezzo è impossibile rendere al massimo per una settantina o tante partite. Alla... Credo che i portatori di interesse dovrebbero studiare questa dinamica perché sarà molto difficile vedere delle partite di qualità, sicuramente accuseremo queste fatica e la, il livello di qualità delle partite scenderanno di conseguenza, noi lo accusiamo così come le nostre famiglie. Noi in Sud America dobbiamo fare degli spostamenti importanti, dobbiamo prendere dei voli che durano 12 ore andata, 12 ore di ritorno, è molto difficile. Ci siamo allenati molto meno quest'anno e sarà molto difficile verso la fine della stagione. Cercheremo di dare il massimo al quotidiano, siamo dei professionisti, siamo dei giocatori maturi e cercheremo di dare il massimo appunto per la nostra squadra mangiando bene, riposandoci per bene, però a volte è molto complicato. Credo che la cosa più importante sia l'opinione dei miei giocatori, saranno loro a scendere in campo per 90 minuti ogni partita, saranno loro che devono spostarsi e quindi credo che sia abbastanza chiaro ciò che hanno detto i ragazzi. L'arrivo di Mbappé cambierà qualcosa per quanto riguarda l'ordine dei rigoristi, diventerà lui il rigorista di, di punta? Sì, lui è un rigorista negli ultimi anni, è qualcuno che è molto bravo da, dagli 11 metri, ma anche Bellingham è un rigorista molto competente. Durante gli europei Bellingham uh, ha battuto bene i rigori, così come Belverde in Coppa America abbiamo tante opzioni, ma io devo sceglierne uno e devo chiaramente scegliere un titolare. In quanto allenatore lei ha poco da provare ormai. Tanta gente dice che sarà un compito difficile trovare spazio per Mbappé. Che cosa pensa Claud uh, Carlo Ancelotti a riguardo? Credo che ho un grande problema. Sicuramente questo ha un po' rovinato le mie ferie pensando a chi giocherà là davanti. No, a parte gli scherzi, la cosa più semplice è che i giocatori più forti giocheranno e aggiungeranno qualcosa, faranno il, daranno il loro contributo. Se si è intelligenti, è abbastanza facile, non ci sono problemi perché abbiamo così tante partite che non. Posso pensare di poter contare sugli stessi 11 giocatori per una settantina di partite? L'anno scorso coloro che non hanno giocato tanto verso l'inizio hanno comunque dato tanto. I panchinari che sono entrati a gara in corso hanno dato tanto nelle partite importanti effettivamente ci potrebbero essere 70 partite per quanto riguarda il calendario questo vorrebbe dire 140 conferenze stampa per lei mister quando si siede davanti alla stampa così come sta facendo adesso a volte giudichiamo le sue conoscenze calcistiche, ma forse non abbiamo neanche la più pallida idea di, di ciò che cosa vuol dire essere un allenatore di calcio. A volte ha questa volontà di alzarsi e andarsene? No, assolutamente no. Non... Non c'è nessun problema di, di stare qui e parlare del calcio, alla fine parliamo di calcio e ciò che mi piace. A volte ci sono delle domande un po' più scomode, ma questo fa parte del mio mestiere e fa parte del vostro mestiere soprattutto. Quindi il fatto di stare qui davanti alla stampa fa parte della, del mio lavoro, è una parte positiva, a volte mi diverto pure, quindi nessun problema riguardo. una domanda per il mister e per il nuovo numero 8 come la vita senza tony cross come cambierà a centrocampo tony era un giocatore fantastico ma lui ha preso una decisione noi dobbiamo rispettare la sua decisione noi abbiamo la possibilità di sostituirlo sicuramente non con la sua qualità spettacolane ma con altre qualità come Falverde, Chuamini, uh, Kamavinga, magari possiamo giocare più verticali con uh, meno possesso palla, ma credo che il nostro stile di gioco debba adattarsi alle qualità dei giocatori, siccome ci sono giocatori con un profilo diverso rispetto a Tony Cross, dobbiamo giocare diversamente. Sappiamo tutti quanti ciò che ha significato per il calcio Tony Cross e anche per il Real Madrid ciò che ha significato per tanti giovani calciatori come il sottoscritto, io l'ho sempre ammirato, l'ho stimato, ho imparato tanto da parte di Tony, sono cresciuto uh, accanto a lui, ogni sua parola, ogni consiglio è stato veramente un onore riceverlo. Quindi il fatto di poter giocare con il suo numero è un grande onore un grande orgoglio non solo per me ma anche per la mia famiglia perché è stato un punto di riferimento per me a casa mia quindi cercherò di dare il massimo di rendere onore a lui con il suo numero sulle spalle e Federico Valverde cercherà di dare il massimo in quanto persona in quanto calciatore in quanto compagno all'interno degli spogliatoi chiaramente si sente la sua essenza all'interno degli spogliatoi ma si sente la sua assenza, non possiamo più parlare della, della vita, del calcio, ma la vita va avanti e quindi è così. Buonasera, farò la mia domanda in polacco. L'allenatore è tornato a Varsavia, avete giocato qui l'ultima volta due anni fa, quali sono i suoi ricordi di Varsavia? E giocate qui allo stadio nazionale, là dove solitamente la nazione polacca gioca e dovremmo aspettarci che Kylian Mbappé sarà titolare. Mi ricordo che è stata una partita molto complicata, è uno stadio fantastico, siamo contentissimi di poter scendere in campo qui e di poter mostrare tutte le nostre qualità ai tifosi polacchi che apprezzano il Real Madrid. Grazie, buonasera.